Amici sportivi appassionati di calcio a 5, buonasera e benvenuti al campo sportivo Meucci di Aprilia. La gara di ritorno valevole per la Coppa Lazio di Serie C2 e stanno per giocarsi la qualificazione al turno successivo Buonaonda Aprilia e Sperlonga. Dunque si comincia, importantissima sfida di Crepaldi. Bel giro palla, attenzione a questa azione sulla destra, arriva subito il gol del vantaggio da parte della formazione della Buonaonda Aprilia. Ha segnato dunque al primo Bussardino che il numero 4 Iacobacci. Intelligentemente Haka, poi ancora va a sinistra, c'è questa conclusione di destro molto pericolosa da parte di Saccoccio, non un granché però questa ripartenza, ha provato la mezza girata dei giudici, il contropiede con Saccoccio, Saccoccio, miracolo da parte di De Santis, produrre sicuramente più gioco anche se deve stare attento a queste transizioni, altra conclusione in porta, tap-in e rete da parte di dei giudici dopo la corta respinta di Rosato sul tiro di Crepaldi. Dei giudici che controlla bene, poi riceve nuovamente il pallone a destra, bel lavoro ancora di dei giudici, splendida azione da parte di dei giudici, ha fatto fuori due difensori e Rosato ha già rimesso il pallone in gioco, splendido anticipo da parte di Catalano, attenzione a dei giudici, il destro e la risposta questa volta da parte di Rosato, nuova rimessa dunque da parte dello Sperlonga che non riesce a uscire però dalla propria area di rigore, rischia tantissimo ed è provvidenziale Rosato in questo caso. È già dall'altra parte lo Sperlonga con il tentativo da parte del numero 8 Haka. Tanti tiri si sono registrati fino a questo momento, ancora un miracolo, il pallone non entra per la spettacolare parata da parte del numero 22, il portiere della Buonaonda De Santis. Bel lavoro da parte di Catalano, a destra Catalano che colpisce il palo. Attenzione adesso a dei giudici, ancora dei giudici, riceve il pallone a destra, finta di dei giudici, manda a sedere un giocatore, poi sbaglia. E direttamente dalle braccia di Rosato. Di Trocchio, ne ha tre davanti, Di Trocchio scarica un sinistro violento, bella parata da parte di De Santis che possa dare un briciolo di speranza. Longo, Longo, il destro di Longo, il palo. Ci aspettiamo probabilmente anche nel corso di questa ripresa, neppure troppo tardi, la possibilità del portiere in movimento. Attenzione intanto al destro di punta da parte di Di Trocchio. Haka a sinistra, si propone e riceve, pallone dentro, bello schema, conclusione fuori da parte di Chinappi. Calcio di punizione per lo Sperlonga. Saccoccio prende la rincorsa e bella parata di piede da parte di De Santis, ancora decisivo, controlla la sfera, aspetta qualcuno a rimorchio, trova la collaborazione di Crepaldi, dei giudici, ha cercato il tocco sotto e ha chiuso però lo specchio Rosato su di lui. Sperlonga che adesso ci riprova, attenzione a Olsi che segna il gol del 3-1, si è fatto vedere all'improvviso alle spalle della difesa della Buonaonda e ha castigato con un bel tiro De Santis, notevole. Pallone dentro e si riesce a salvare il portiere Rosato su questo tentativo. Solito Olsi, intercettato proprio sul più bello. Altro tiro in porta da parte del numero 8 Haka, l'azione non è finita. Destro di Chinappi. Pallone scucciato in avanti adesso verso Eusebiu. Lavoro da parte di Eusebiu che riesce a scavalcare il portiere e poi a depositare di testa il pallone in fondo al sacco. 4-1 per la Buonaonda, splendido gol da parte di Eusebiu sotto la nostra postazione. Cima, il sinistro, il palo colpito da Catalano, bella azione da parte del numero 5 della Buonaonda, poteva starci il penalty perché era stato comunque, attenzione dall'altra parte, velocissima la ripartenza della Buonaonda con la rete da parte di De Filippis che mette il punto esclamativo sul match. Eusebiu riceve, gran giocata di Eusebiu. E poi Rosato è costretto a intervenire. Attenzione a questo pallonetto e palo clamoroso colpito da Cima. Ancora dei giudici, riceve, scarica in porta. Bella azione personale di dei giudici, parata. E poi il gol dall'altra parte in contropiede di Chinappi che segna il 5-2 per lo Sperlonga. Nel tentativo di giocare il pallone da solo, doppio tentativo intanto di Lorello, sarebbe stato il sesto fallo, il tiro libero, ma il direttore di gara adesso sta arbitrando con molta più libertà. Splendido intanto il destro e il gol segnato da Ruscitto nel finale di match. Saccoccio e fischia il direttore di gara, una partita che la Buonaonda ha sempre avuto in controllo sin dall'inizio, è finita 5-3 mentre in campo continuano le scaramucce. Finisce dunque il match e si qualifica al turno successivo la formazione di Aprilia.
5-3 sullo Sperlonga dopo la vittoria ottenuta anche all'andata per 4-3. Ed è tutto dunque dal palazzetto dello sport Meucci di Aprilia. Un cordiale saluto e ringraziamento agli amici di Mondo Futsal, da Enrico Pasquali Coluzzi e da Gianfranco Marceddu, che ha operato le riprese televisive.